Finalmente, ragazzi, finalmente ci siamo arrivati. Finalmente abbiamo raggiunto l'obiettivo. Era lo speciale che volevo sempre fare. Gioia ce n'è. Speciale 700 iscritti, ovvero io avevo scritto un post community, appunto nella community dove dire fatemi domande per lo speciale 100 iscritti che poi risponderò. Di domande ne sono arrivate poche, quindi ho deciso che quelle poche domande che sono arrivate, comunque le rispondo e poi vi faccio i ringraziamenti. Questo è lo speciale 700 iscritti in poche parole. Dove sta però quel post che misi? Dove sta? Possibile che non lo riesco a trovare? Ah, eccolo, scusate, mi ero un attimo perso. Allora, Xigeta Giochi è stata la prima domanda. Preferiresti mangiare la pizza con l'ananas oppure baciare lo stemma della Juventus? Allora, posso dirti che la tua è carissimo Xigeta Giochi, è una domanda un pochino bastardella. Però io ti dico che mangerei la pizza con l'ananas rispetto a baciare lo stemma con la Juventus. Scelgo di mangiare la pizza con l'ananas perché farei di tutto pur di non baciare lo stemma di un'altra squadra. Per me conta solo e esclusivamente il Napoli. Per carità, posso esprimere dichiarazioni che vanno fatte, c'è solo obiettivo, analizzo la partita in maniera oggettiva, però la fede che batte in questo cuore è una sola ed è quella napoletana. Quindi alla tua domanda rispondo: mangiare la pizza con l'ananas, ovviamente. Prossima domanda, se riesco a trovarla oppure no. Perché ho perso nuovo il post. Ah, eccola. Un commento che poi da YouTube mi è stato eliminato. Però io ce l'ho ancora perché è una domanda molto molto interessante. Com'è nata la passione di YouTube? Utente che non vi dico perché il nome non c'è scritto, però vabbè. Com'è nata la passione per YouTube, ragazzi? Allora, era 3 novembre, a caso proprio. Dico, mi penso nella mia testa. Vabbè, il calcio piace. A me il calcio piace. Ho sempre espresso il mio parere ogni parte in cui andassi, però non mi ritengo ancora del tutto soddisfatto. E quindi ho intenso a me pensare, ma perché non apriamo un canale YouTube per espandere la nostra passione di calcio a tutti quanti? Ecco da cosa è nato il canale YouTube, da praticamente un mio pensiero. E vi voglio ancora ringraziare per i 700 iscritti. Ottimo traguardo, bellissimo traguardo. Stiamo facendo una bella community sana, sportiva. E quindi di questo soprattutto ne sono contento. Sì. Grazie ragazzi. Grazie a tutti. Immensamente ancora per questo bellissimo traguardo. E che vi devo dire? Grazie ancora e puntiamo diritti diritti ai 700, agli 800 iscritti, va bene? Grazie ancora per i 700 iscritti, adesso siamo a 701 precisamente. Grazie ancora. Road to 800. Bella ragazzi, forza. Per quanto riguarda i contenuti del canale, rimarranno sempre gli stessi quelli che abbiamo fatto fino ad ora. Si continua così, nessun cambio di programma, nessuna aggiunta. Se poi ci sarà nel caso mi viene in mente, ve la dico. Ciao ragazzi, e grazie ancora.
Rotto 800, grazie.